Bentornati, ben ritrovati amici del gusto relativo. Oggi degustiamo una vernaccia di San Gimignano, la vernaccia di San Gimignano di Cantine Guidi 1929. Mettiamo un altro po' di vino per poterlo apprezzare al meglio e poterci sentire i sentori in maniera più dettagliata. Allora iniziamo subito, il vino è limpido, trasparente, anzi molto trasparente, un bel giallo paglierino, anche con qualche piccolissimo riflesso dorato, limpido, molto trasparente e molto scorrevole, un vino assolutamente scorrevole. Che cosa ci sentiamo? Quindi analisi olfattiva. Ecco, molto interessante, qui si sentono delle note molto, devo dire, autunnali, le aggettiverei in questo modo. Perché? Perché sentiamo un po' di erba, proprio l'erbetta di campo, quasi bagnata, quasi inumidita, quasi ricoperta e coperta di rugiada in fase autunnale. Poi ci sentiamo sicuramente una nota caratteristica, una nota di un frutto a polpa gialla, a polpa anche bianca, però di un frutto quasi andato, cioè un frutto che è arrivato alla sua maturazione ottimale e adesso in fase calante, in fase discendente. Quindi diciamo un frutto a polpa bianca può ricordare una pesca a polpa bianca in fase, diciamo, di maturazione discendente, cioè è molto matura e sta quasi diventando un po' andata, diciamo così. Oltretutto poi ci sentiamo, ecco, una nota sicuramente minerale, una buona nota minerale che accompagna e avvolge tutto questo, ed infine, per finire, una punta di possiamo inserirla tra le note speziate, una puntina di anice. Ma andiamo a sentire in bocca il vino come si comporta, quali sono le caratteristiche e le sensazioni in bocca. Buono, un vino sicuramente le cui parti morbide non sono quelle più interessanti e forse nemmeno quelle dure, perché tra le parti morbide abbiamo un corpo che non è prepotente, non è un corpo pesante, robusto, nemmeno atletico, diciamo un corpo discreto, leggero. E per quanto riguarda le morbidezze, anche le morbidezze sono sì morbide, diciamo smussate, ecco, forse questo è il termine più caratteristico che più evidenzia questo vino. Quindi né rotondo ma nemmeno spigoloso, quindi diciamo smussati, angoli vivi ma smussati. Dopodiché, per quanto riguarda le durezze, abbiamo sicuramente la parte sapida che vince rispetto all'acidità. L'acidità non è la parte più interessante, più caratteristica di questo vino, ma lo è la sapidità. In bocca in retroolfattiva è piacevole, lascia un buon sapore, buono da bere, leggero, senza nessun tipo di diciamo retrogusto, retroolfazione o retroolfattiva particolare. Con che cosa lo possiamo abbinare questo vino? Ma io direi, visto che oggi di questo periodo, ora diciamo le filosofie vegetariane e vegane vanno sempre più di moda e assolutamente senza giudizio, va bene, non va bene, non stiamo qui sicuramente a giudicare ciò che va bene o non va bene, io lo abbinerei molto con molta curiosità ad un hamburger vegetariano, un hamburger di quelli fatti con verdure e legumi, se ne trovano di ogni nei nostri supermarket, con un contorno, perché no, anche altresì di verdure. Quindi un ottimo vino da bere, un ottimo vino con cui si può pasteggiare anche con una pietanza a base di verdure. Questo è tutto per il gusto relativo, un saluto da Tiziano, come sempre, viva il vino!